La luce è l'essenza stessa di Parigi. La luce dell'avanguardia. La luce dell'audacia. Parigi. Riusciresti a immaginarla senza? Se avessimo seguito le regole, se ci fossimo piegati a chi voleva distruggere questa strana impalcatura, questa luce potrà mai essere spenta? Certamente no. DS7 Crossback. Dall'audacia nasce l'eccellenza. Caffè? Grazie. 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 Quanto zucchero? Uno. Uno anche per me. Ma che avete da ridere voi due? Abbiamo deciso che il bambino si chiamerà Giovanni. Come te. Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800-03-0407. Non siamo a New York, in una palestra di New York, ma siamo, siamo nel regno della regina Mimma Mandolini. Molto piacere di rivederti, grandissimo Paolo. Noi non ci aspettavamo di trovare una cosa così bella. Questo è il tuo regno. La domanda adesso sorge spontanea, perché noi ti abbiamo lasciato, probabilmente nella trasmissione scorsa, l'ultima che facemmo insieme, che ti trovavi sul ring. E adesso invece, insomma, sono cambiate le cose? Beh, da lì sono passati forse 2 anni o 2 anni e mezzo. Sono cambiate le cose relativamente. Per quanto riguarda la kickboxing, mi alleno sempre, però non combatto più. Per adesso. È successo anche questo. È successo anche questo. Mi rimane sempre difficile dirlo. E poi ho fatto questa nuova location, questo nuovo studio, e mi sono spostata qui in zona Tiburtina da un anno. E ho investito tante delle mie forze in questo studio per farlo bello come vedi tu. Lei non è che le cose le dice, le fa. E siccome lei è abituata dalla kickboxing a sudarsele le cose, di fatto vive qui in questo posto bellissimo dalla mattina alla sera. Oggi tu lo sport lo riesci a guardare, Mimma Mandolini, anche da un'altra angolazione, no? Non più da atleta professionista, agonista, ma anche da chi cura gli interessi dello sportivo e forse delle sportive in particolare? Assolutamente sì. Sì, in prevalenza ho donne, quindi, e sono felice di allenare le donne. Cerco di ritrasmettere comunque lo stesso i miei valori, quelli che comunque attuavo quando facevo l'atleta agonista, comunque le ripeto con le mie allieve, con i miei allievi. Cerco di ripetere le stesse condizioni, gli stessi momenti, gli stessi sacrifici. Questa trasmissione noi la vogliamo molto puntare sulle donne. Le donne, il loro rapporto con lo sport, non necessariamente donne professioniste, ma donne che amano lo sport, amano stare bene, amano stare in salute, ma anche sentirsi belle in salute. Però abbiamo anche due uomini, a parte me e Luca Romano che si trova dall'altra parte. Ciao Luchino. Conosci Luca Pennese e poi conosci Fernando Enrichi. Noi ti facciamo sentire intanto il saluto di Luca Pennese, poi torniamo. Tanti anni fa, quando mi dedicavo completamente all'attività giornalistica, mi capitava anche di fare lo speaker per manifestazioni di kickboxing. Una sera di mezz'estate mi ritrovai a speakerare una delle meravigliose riunioni organizzate dal
campione Riccardo Bergamini. Il match clou era quello della campionessa pescarese Mimma Mandolin, un match difficile, onestamente non ricordo il nome dell'avversario, ma era una tosta. Mimma era un po' in difficoltà, io feci il mio dovere, chiamai a raccolta il pubblico che rispose prontamente e forse anche con il nostro aiuto Mimma portò a casa il risultato. A fine serata e nella cena consueta post manifestazione, la stessa Mimma, che potrà confermarlo, mi ringraziò per averla aiutata. Io in quel giorno mi sentii particolarmente contento perché avevo dato il mio piccolo contributo a una vittoria che aveva ancora contributo a scrivere una pagina importante per lo sport pescarese, cosa che Mimma fa quotidianamente ormai da tanti anni, ma come Mimma tante altre atlete bianco-azzurre, possiamo chiamarle così. Mi piace citarne un'altra che sicuramente ci guarda perché so che è una affezionata telespettatrice dei nostri programmi, la Grimasca, che sta scalando posizioni su posizioni nel mondo del tennis che conta. Io mi auguro di vederla presto anche lei a raggiungere traguardi ancora più importanti. Con questo piccolo in bocca al lupo auguro ovviamente le migliori fortune a tutte le donne dell'Abruzzo sportivo. Luca Pennese ha voluto ricordare le gesta di qualche anno fa, quando lui stava speakerando uno dei tuoi incontri, e all'epoca, non so quanti anni fa, ma insomma lui ricorda questo episodio in cui lui aizzava, istigava la folla a fare il tifo per Mimma e poi Mimma uscì con il titolo. Mi ricordo benissimo. Era entusiasta di comunque commentare il mio incontro e sentivo anche io, mi sono anche distratta sentendo la voce di Luca che proprio incitava il pubblico, però serve anche quello, specie in casa serve tanto. E tu però in trasferta, diciamo all'estero, perché hai girato tanto anche grazie alla kickboxing, ti sei tolta la soddisfazione di vincere oltre il titolo italiano, sei andata proprio sul tetto d'Europa. Sì, ho vinto 3 volte campionessa d'Europa professionista. Prima a Pescara contro una tedesca, poi il mio titolo è stato, mi sono stata chiamata in Francia, sono stata sfidata una volta e l'ho vinto in Francia e poi una seconda volta un'altra francese. Ce lo siamo sempre riportati a casa, grazie a Dio. Alle tue allieve tu trasmetti grinta in particolare oppure trasmetti un sano ed equilibrato stile di vita per ottenere dei risultati oppure entrambe le cose? Entrambe le cose, cerco di equilibrare. Allora, io credo che le mie allieve scelgono proprio me proprio a livello caratteriale, perché riesco a comunque a dare determinazione, a spirito di sacrificio, impegno, devono essere costanti nell'allenamento, che questi sono comunque tutti i valori che io avevo come atleta. In più cerco anche di infondere a loro un buon stile di vita, perché comunque ognuna di loro comunque ha una famiglia, ha un lavoro, quindi non è che devono fare le atlete, però cercano di comunque di condurre una vita a livello equilibrato. Tu hai detto, e poi andiamo in esterna perché i contributi oggi sono davvero davvero tanti, noi pensavamo di trovare un po' più di ritrosia perché sai le donne spesso non vogliono parlare al microfono, invece abbiamo trovato il meglio e tra poco ti faremo conoscere il meglio delle nostre amicizie di la TV Lab. Molti sostengono che allenare la donna è più difficile, mentre tu ci hai detto il contrario. Assolutamente no, per me allenare le donne è molto più semplice perché le donne sono più determinate, secondo me anche con un pizzico di intelligenza un po' di più, perché si mettono meno in competizione, specie io che sono una personal trainer donna, e riescono a avere più equilibrio negli allenamenti, quindi per me allenare la donna è molto molto più semplice, mi seguono di più. Luca Romano, la telecamera è ancora accesa? Nonostante quello che ha detto Mimma, vabbè, comunque, no, ma io sono d'accordo sulla determinazione, sono davvero molto d'accordo. Allora, sai cosa abbiamo chiesto alle nostre amiche in esterna? Cosa fai per mantenerti in forma? Prima domanda. Seconda domanda, di raccontarci il menage quotidiano, perché ognuno ha una giornata diversa, una giornata tipo diversa.
La terza domanda, se è più difficile conciliare tutte queste esigenze anche con la pratica dello sport per una donna rispetto all'uomo. E poi la quarta domanda, il tuo rapporto con lo sport. Andiamo. Mangio, no, scherzo. Faccio funzionale nella palestra di Chiara, che è una grande amica, e poi fitness in volo, e poi ho mia figlia che mi tiene ben allenata. Allora, diciamo che pratico abitualmente attività sportiva in palestra. Principalmente pratico walking e super jump, che consente praticamente di mantenere appunto una certa elasticità. E poi stretching sicuramente durante la settimana, e se posso, ecco, venire su questa splendida riviera pescarese durante il weekend e fare delle belle lunghe camminate respirando, diciamo, l'aria di mare. Sì, vabbè, io sono anni, ho fatto anni di danza classica, moderna, di tutti i tipi, diciamo, di tutti i generi, danze caraibiche e tutto. E in più adesso vado in palestra fondamentalmente, in sala pesi, mi faccio qualche corso tipo Pilates, yoga, queste cose qui, insomma, niente di impressionante. Ci provo a mantenermi in forma, diciamo, da nuotatrice appassionata appunto di nuoto. Mi dedico a questa disciplina, anche se poi sono un'appassionata di sport in generale. Tant'è vero che anche con lei abbiamo avuto modo di praticare uno sport in coppia, che è quello dell'agility. Guarda, dipende. Alcune mattine sono all'Aquila, quindi parto direttamente per l'Aquila e quei giorni non mi alleno. Quando invece sono con mia figlia, la mattina sveglia presto, si va a scuola e la mattina mi prendo un po' di tempo per lo studio, se riesco vado ad allenarmi, poi pomeriggio si sta dietro a mia figlia, quindi si corre tra i vari sport, e la sera, se non mi sono allenata la mattina, mi alleno la sera, un'ora di funzionale o di fitness in volo, mi appendo sull'amaca. Allora, diciamo che la mia vita principalmente è scandita dall'ambito lavorativo, però anche nel lavoro cerco di trovare un modo per mantenermi in forma, prima di tutto per esempio facendo le scale dell'ufficio a piedi, che è una cosa buona, una buona pratica, diciamo, da mantenere, da mettere in campo, e poi sicuramente cerco di mantenere un corretto stile di vita, soprattutto nel campo dell'alimentazione, evitando determinati cibi superalcolici, non fumando, insomma, tutto quello che si fa per cercare in qualche modo di avere appunto una vita sana. Allora, diciamo che studio dalla mattina alla sera, cioè non ho momenti di pausa se non quelli in cui si mangia, è così. E il tempo per andare in palestra lo troviamo la sera, spesso la sera, perché comunque la sera non è più il momento di studiare, diciamo, è il momento per svagarsi un po' di più, e quindi diciamo che quell'oretta per sé ognuno deve ritagliarsela. E quindi sì, fondamentalmente la sera. Brevemente, io mi alzo molto presto la mattina e cerco appunto di ritagliare lì lo spazio per fare attività fisica, perché poi lavoro fuori sede, per cui dovendo viaggiare tutti i giorni, pescare all'Aquila e ritorno, diciamo, cerco di ritagliare gli spazi che posso svegliandomi presto la mattina per fare un po' di sport, e poi il resto della giornata prosegue così, lavorando. Sì, forse un po' più difficile, un po' più complicato, perché soprattutto se si hanno i figli o un lavoro che insomma non permette di avere orari flessibili, è un po' più complicato. Però noi siamo donne e quindi ci organizziamo, non è un problema. Allora, l'uomo è più facilitato in generale, perché sicuramente nell'ambito, diciamo, immagino di una donna che ha una famiglia, sicuramente la donna poi deve gestire molte più attività, che sono quelle domestiche, quelle dei
dei figli. È chiaro che l'uomo poi, per esempio, ha più tempo libero, anche più tempo per praticare lo sport sostanzialmente, rispetto ad una donna che ha in questo modo poco tempo per sé sicuramente. Secondo me sì, perché comunque l'uomo vabbè va a lavorare come anche la donna, però la donna torna a casa, deve cucinare, i figli, lo sport dei figli magari, i compiti dei figli, lavare, stirare, insomma tutta una serie di cose per cui diventa più difficile ritagliarsi quel tempo per se stessi, che comunque ogni donna dovrebbe ritagliarsi, però diventa un pochettino più complicato. Ma io credo che le esperienze siano personali, sicuramente sia uomini che donne si applicano, diciamo, oltre che nelle attività lavorative, per chi è appassionato di sport, appunto anche in quelle sportive. E, è una questione, penso, di organizzazione e sicuramente anche di determinazione nel voler riuscire a far quadrare poi all'interno di una giornata tutte quante le varie attività che sia uomini che donne devono riuscire a portare a termine, ecco, nella giornata. Ma lo sport perché mi fa stare bene? L'ho praticato sin da piccolo perché penso che sia importante nella crescita sia di una bambina ma anche proprio nella vita di una persona, e quindi, e poi io ammetto, lo faccio perché così posso mangiare tutto quello che voglio, e questa è la mia filosofia. Ma allora, come tutti, diciamo, come tutte le cose, ci sono, no, situazioni di esaltazione e situazioni di normalità. Per quello che riguarda me, ovviamente la prendo come un modo per il mio benessere, un corretto stile, per mantenere un corretto stile di vita, per la prevenzione e quindi per rimanere fondamentalmente in salute il più tempo possibile. Sì, mio padre Augusto Gabriele, un ex calciatore, ha avuto una bella carriera, ha giocato Parma, Vicenza, Reggiana, Cesena, sì, anche in Serie A, Serie B. Quando sono nata io giocava in Serie B a Vicenza. E quindi sì, diciamo che lo sport è molto sentito dentro casa mia, io l'ho sempre fatto e comunque lo amo perché non solo... Vabbè, ti fa stare in salute, ti fa sentire meglio con te stesso, magari puoi mangiare un pochettino di più rispetto a quello che una persona che non fa sport può permettersi. E comunque sì, per me è proprio una filosofia di vita. Sì, e Ginger adesso è in pensione, però abbiamo vissuto questa esperienza nuova dell'agility e siamo riusciti ad ottenere grandi risultati perché siamo campionesse italiane di agility e ci siamo anche qualificate con la nazionale italiana 2 volte ai campionati europei in Repubblica Ceca e in Svezia, quindi è una campionessa lei. La facciamo vedere inquadrata dalla telecamera? Certo, volentieri. Insomma, abbiamo preso un popolo, un pubblico totalmente eterogeneo, tutte donne fantastiche. Abbiamo cominciato con una soubrette televisiva che è Francesca Priore, una nostra cara amica da tanti anni, anche un'ottima sportiva. Poi abbiamo proseguito con un'esperta di comunicazione, ma anche lei amante, sai, molti di palestra, di queste attività che si svolgono in palestra. Lei è Franca Terra. Poi c'è una figlia d'arte, perché il papà ha giocato a calcio in Serie A un po' di anni fa, ma era un ottimo giocatore. Lei si chiama Franca Gabriele, il papà è Augusto Gabriele, non gioca più, ma allena i giovani. E poi abbiamo concluso con una ex atleta importante del nuoto, ma anche, tu pensa un po', ha gareggiato con la propria cagnolina nello sport agility, cioè i campionati riservati. Insomma, un po' tutte quante hanno parlato di sport, e però quasi tutte hanno detto che per la donna è più difficile riuscire a coniugare l'esigenza di fare sport e di benessere con gli impegni della giornata. Sì Paolo, è la verità, anche se io qui ho tante donne che hanno bimbi piccoli e non rinunciano ad allenarsi perché si portano anche i bimbi piccoli qua. Si può allora? Si può, cioè se uno vuole? Sì, se uno vuole cerca di impegnarsi, può anche portarsi il bimbo qui, se si sta buono si può fare, ma considera che a me è uno studio di personal, quindi si può coniugare questa cosa perché è una palestra molto più tranquilla, quindi...
secondo te la motivazione è finalizzata all'ottenimento del risultato? D'accordo, fin lì ci posso arrivare, ma poi come si fa a mantenere quella motivazione? Perché è come quando uno deve dimagrire, no? Allora tu devi scendere, devi scendere, devi scendere, fai grandi sacrifici, poi ottieni il risultato, magari ricominci, sei un po' rilassato e riprendi peso. Il problema è mantenere. È qui che interviene il bravo personal. Per esempio, io gioco un ruolo fondamentale in questa cosa, perché tante persone si approcciano a me perché sono un po' demotivate dal fatto che da sole non riescono ad avere quello sprint in più per continuare ad avere risultati. E quindi le persone si avvicinano a brava personal che deve tenere alta la motivazione. E quindi sempre con esercizi fantasiosi, sempre con la grinta, sempre con l'entusiasmo. E comunque essere un'amica anche per il cliente, perché devi anche capirlo a livello psicologico, no? Quindi che è la cosa più difficile. Quindi anche modellare giornalmente l'allenamento anche a livello psicologico delle persone. Anche a livello psicologico. Allora noi ci chiederemo adesso, ci chiediamo, ma Luca Romano perché sta ritirando la pancia all'indietro? Psicologicamente è in difficoltà, si sente toccato? No, cosa? Credo di sì, ma l'ho visto dall'inizio della trasmissione. Che era un po'... Ti faccio vedere un altro simpatico, oltre a Luca Romano, ed è un giornalista, nostro amico Fernando Enrichi. Parliamo di donne e sport. Lo sport è fondamentale, lo sappiamo tutti quanti, le donne e gli uomini devono fare sport per sentirsi meglio con il proprio corpo e anche con la propria psiche. Io ricordo da quando ero piccolo che ammiravo tantissimo lo sport anche al femminile, il calcio al femminile mi è sempre piaciuto, ma soprattutto la pallavolo. Ricordo delle bellissime esperienze in occasione di tornei sulla spiaggia a Pescara. C'era un periodo veramente eccezionale durante il quale arrivavano squadre da tutta Europa ed eravamo tutti lì a seguire questi tornei femminili. Non si tratta assolutamente di sport minore, come ho sentito dire a qualcuno, è assolutamente uno sport con la S maiuscola. Sono anche stato abituato a frequentare i campi da sci e ricordo delle amiche, delle compagne bravissime nello sport. Loro sono certamente l'anima dello sport oltre che della nostra vita. Mimma Mandolini, che ricordi hai, se adesso ti dovesse venire un flash sulla tua lunga carriera, magari non so, quei gradini che si devono salire prima di arrivare al ring, oppure non so, il pubblico, oppure un alloro particolare, oppure le amicizie che hai coltivato in tanti anni? Sì, io penso, se penso al mio sport, penso al gruppo, cioè la cosa per me fondamentale, proprio il gruppo di amici che ho costruito negli anni, con i quali mi sono sempre allenata, quindi per me è stato anche motivo di creare relazioni molto speciali, quindi, e sono persone che io conosco da 20 anni, quindi per me il ricordo più bello legato allo sport è l'amicizia. Senti, quel gruppo si chiamava e si chiama ancora Bergamini Kickboxing Team, no? di Riccardo, di Fabrizio, di tanti altri. C'è stato un ricambio generazionale, secondo te è possibile pensare quantomeno di ricreare? Certo, quello è stato un periodo fenomenale, ma è possibile pensare positivo nel ricreare un nuovo gruppo? È stato un periodo dove abbiamo vinto tanto perché eravamo tanto uniti, eravamo tanti buoni atleti. Adesso c'è stato uno stacco, ovviamente c'erano i ragazzi più piccoli che stanno crescendo e stanno avendo comunque dei buoni risultati. Secondo me è possibile che tra 2-3 anni ritorna veramente un bel team. Luca Romano, abbiamo concluso, lo so, allora mi giro. Che c'è scritto lì? My trainer is my guru. È una top trainer. Mimma Mandolini, ciao. A te.